Buongiorno Alfio, buongiorno a voi. Buongiorno allora, a tutti. Bellissima giornata invernale. Possiamo anche dire è il giorno 24 gennaio. 4 giorni dopo, siamo in ritardo Alfio, 4 giorni di ritardo sulla potatura, perché gli altri anni sempre il 20 di gennaio, però non è che sia un grosso problema. Capita anche nelle migliori famiglie, figuriamoci qui con Rocchea, che però non sta male lei. A questo punto, caro Alfio, il discorso è il seguente. Intanto vi ricordiamo che Rocchea non è solamente qui, sta per andare in bottiglia, ricordatevelo, poi vi faremo sapere ancora di più sulla nostra carissima bottiglia di Rocchea, sulla importanza di questo progetto, però intanto voi cominciate a fossilizzarvi, a pensare bene 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 che questa bottiglia di Rocchea, o a destra o a sinistra, in qualche maniera la dovete prendere. Ve lo dico così pacatamente, come direbbe qualcheduno in televisione. Allora, a parte gli scherzi. Oggi, visto che è il terzo anno, abbiamo pensato di fare un ragionamento anche a posteriori, cioè far vedere come si era potata Rocchea in passato, sì, e se sono stati fatti degli errori, se non sono stati fatti degli errori, e come si va a potare Rocchea adesso. A questo punto so che state scalpitando, perché è il periodo anche di potatura, ci seguono tantissime aziende, tantissime persone che vogliono sapere come si pota, anche perché stiamo per arrivare a 50.000 persone che hanno visto il primo filmato. Cioè, hanno visto i 50.000, quanti siamo brutti, te lo immagini? Non è credibile. È pazzesco. O siamo io e te che la sera ci si connette? No, perché non vale così, però abbiamo molti parenti sparsi per il mondo. Va bene, andiamo a vedere come quello che si è fatto e quello che si farà. Ecco qui la nostra Rocchea, quella è la mano di Alfio che non va potata, presumo, anzi che servirà per potare, e adesso andiamo a vedere un pochettino per bene. Allora, prima Alfio mi diceva che, insomma, la missione è questa. Vedete quando nei tagli ci rimane un buchettino nel mezzo, come sta indicando Alfio adesso? Vuol dire che la pianta, se sbaglio correggimi, non ha cicatrizzato bene. E quindi forse siamo andati a tagliare troppo in profondità, perché come mi dicevi prima, i tagli la pianta riesce a cicatrizzarli bene finché si taglia un tralcio di massimo 2 anni. Quando si va a intervenire su tagli più vecchi di 2 anni, la pianta non ce stenta a cicatrizzare, e questa è la pecca più importante delle piante, diciamo, di vite. Infatti queste vedi? Necrosi sono poi... Si chiamano necrosi. Queste vedete? Necrosi sono poi... Guardate, c'è nella sorella accanto di Rocchea qualcosa, vedete? Sono pericolose per comunque sia l'inserimento di... Ecco, dov'è? Vedere per bene, quella lì, vedi? Di tutte le malattie del possono legno. Possono entrare dei funghi, dei batteri, qualsiasi cosa. E quindi l'obiettivo nostro è quello di a questo punto cercare di evitare il più possibile di fare i questi cosiddetti tagli di ritorno, cioè di ritorno sulla pianta viva, sul legno vecchio. Sì. Con questo bisogna sfruttare la verticalità che in questo modo i nostri punti vegetativi mettono a disposizione, e si va a scegliere a questo punto il tralcio più verticale, più dritto, anche se inserito nella gemma più alta, diciamo dello sperone dell'anno precedente. Quindi, diciamo, non si va per forza a voler cercare di stare bassi sul cordone speronato in tutti i modi, ma tagliando questo e lasciando questo qua. Va bene, ma si preferisce andare a lasciare quello più alto, che è, come vedete, leggermente inserito meglio ed è più verticale rispetto al tralcio più basso. Perché se noi andassimo a tagliare qui, ecco, in poi, questo punto, se noi si fa il taglio di ritorno tagliando questo qua, come direbbe la vecchia scuola, la Bibbia della scuola di pensiero, praticamente la linfa troverebbe difficoltà a cicatrizzare questo taglio e si canalizzerebbe su questo tralcio che abbiamo lasciato, però questo taglio non viene cicatrizzato. Cosa ben diversa se invece noi eliminiamo questo e lasciamo questo qua. In questo modo la linfa, salendo, passa di lì e per forza di cose si cicatrizza e cura. E cura. Benissimo. Quindi diciamo che
è la ricerca, va bene, di evitare il più possibile questi tagli. Poi non che quello che abbiamo fatto finora è sbagliato, però bisogna avere un attimino si cerca un occhio di riguardo, starci attento ogni anno alle novità e alle situazioni che si evolvono, più che altro per la salvaguardia della durata del nostro cordone speronato, perché qui questo cordone dovrebbe arrivare almeno a 40-45 anni minimo. L'obiettivo è quello, quindi ogni anno nelle potature bisogna sempre cercare di intervenire in funzione dell'annata, in funzione di come è andata la vendemmia precedente e in funzione della salute delle piante. Allora, andiamo a vedere quello che ci abbiamo da fare. Ok, quindi potiamo rocchea, quindi il primo rullino i tamburi qua, ok, ecco, vedete il taglio, non lo vado a fare, dunque lasciamo una e due gemme, una e due gemme, okay, che sono dietro, che una è dietro, vedete qua. Ma invece di andare a tagliare poco sopra alla seconda gemme, preferisco andare un capellino più in alto. Eccolo. Perché? Qua. Perché questo tratto, va bene, di legno, di tralcio, che non è, diciamo, dove non c'è la presenza di gemme, però piano piano seccherà, sì, e avrà modo così di cicatrizzare meglio. Se invece non si va a tagliare più a corto, si va a seccare più si giù, va a seccare la gemma, si dà noia un po' alla gemma che si lascia. Quindi alla gemma che c'è dietro, scusami, ecco, altro che lì si lascia almeno un centimetro. Leva il ditino, eccolo là. Lì si lascia almeno un centimetro di tralcio secco. Lì si lascia almeno un centimetro sopra. Forse si può fare anche un capellino più corto, ecco, così va, eccolo, bene. Eccolo qua. Ale. Non si va a fare l'intervento proprio sopra la gemma. Benissimo. Questo invece ce lo togliamo di torno. E voilà. Via. Poi qua cosa facciamo di bello? Vedete, qua il taglio di ritorno, come nelle potature precedenti, era quello di eliminare questo che è inserito più alto. Più alto e tornare su questo vecchio. Benissimo. Però vedete che la pianta anche quest'anno ci ha dimostrato che vuole andare in alto, vuole crescere, quindi vuole venire dritta su. Lasciamo questo qui che è ben inserito, è bello verticale, e togliamo l'altro, quindi solito discorso di qualche centimetro e via. Ok, l'altro qua, punto vegetativo, questo si è già alzato abbastanza, perché se andiamo a guardarlo, beh, così, infatti se qua si è già alzato abbastanza, i anche due tralci se, sono, anche se voglio fare il cattivone, anche se questo è un taglio, è il taglio dell'anno scorso, non è stato cicatrizzato bene, ancora bene. Non è stato cicatrizzato, quindi quest'anno io comunque sia preferisco lasciare questo ancora più in alto. Allora, quindi lasciamo quello lì, mm-hmm, e togliamo questo qua. Eccoci qui. Last but not least. Last, ridico, last but not least. Vedete anche in questo caso la gemma più in alto è quella più verticale. Quante gemme lasciamo qua? Anche qua. Quanti due sono? Gemme. Due gemme. Una e una due, giusto? Sì. Zacchite. E tolgo quello sottostante. E a questo punto andiamo a vedere il risultato finale. Eccola qua, la nostra rocchea pronta per darci le uve. Due anni fa avevamo lasciato una gemma sola, perché il carico produttivo dovevamo abbassarlo, tenerla un po' più È un po' più grande, quindi può portare più gemme, un po' più di gemme ne può, benissimo, portare. Quindi ecco che siamo andati a portare due gemme buone per ogni punto, per ogni punto vegetativo. Perfetto. Avete visto? Non è una cosina proprio semplice potare la vite, Ogni anno bisogna trovargli sempre la chiave giusta per prevenire l'annata viticola. Per esempio, adesso non sta piovendo, è un inverno molto siccitoso. Fa sentire? È vero, non sta piovendo, e quindi tutte le nostre operazioni culturali sono orientate per cercare di non far soffrire di più la pianta quando si risveglierà. Quando si risveglierà. Rocchea, mi raccomando, dormi ancora un altro po'. Cerca di approfondire bene le radici. Vai perché giù, manda le radici, perché qua l'acqua non c'è. Non c'è. Qua niente acqua. Vino ce ne abbiamo. Sì. A proposito di vino, bottiglia di Rocchea. E a parte questo,
Quando ci rivediamo, Alfio? Ma a questo punto direi tra una mesata. Un mese, vediamo che succede. Febbraio, vediamo, vediamo se è piovuto un po', che cosa è successo. Quindi vi diamo appuntamento fra un mesetto, intorno alla fine di febbraio. Nel frattempo, Rocchea la controlliamo noi, voi controllate di aver ordinato la bottiglia di Rocchea. Ciao a tutti, ciao, ciao. Alfio.